come fare il latte di mandorla fatto in casa. E non mi limito solo a questo. Quindi verdetto finale a livello. Questo nuovo video, finalmente riesco a portarvi questo video che andrete a vedere adesso. È da prima dell'estate che ci penso, ma non sono mai riuscita a filmarvelo prima. Ma è giunto il momento, finalmente condivido con voi come fare il latte di mandorla fatto in casa. E non mi limito solo a questo, ho deciso di mettere insieme le mie competenze in ambito di healthy food, ma anche e soprattutto in ambito economico, per darvi un valore aggiunto a questa ricetta. Quindi prima facciamo latte di mandorle e poi ne parliamo. Allora, per fare latte di mandorle, ieri sera prima di andare a letto ho messo a bagno 125 grammi di mandorle in questa ciotola. Adesso si sono reidratate, si sono anche rimpolpate, le scolo e le metto nel Vitamix. Ah, i 125 grammi di mandorle reidratate aggiungo mezzo litro di acqua. Purtroppo io non mi sono procurato una bacca di vaniglia, quindi se ce l'avete mettetela. Io metto il sale, un pizzichino di sale per esaltare il sapore. Quindi ora che è stato tutto bello frullato e è praticamente latte, adesso le devo passare in un colino con la garza. Questa è la garza che avevo comprato. Ok, quindi ciotola, garza. Che figata, raga! No, vabbè, mi ci voglio tuffare qua dentro. E adesso filtro. Sembra una mozzarella. Sarò sincera, non l'avevo mai fatto prima perché pensavo fosse qualcosa di veramente difficile da fare. Ma è una cagata. Cioè, sono mandorle frullate con l'acqua, niente di che. E adesso sto separando praticamente il latte dalla polpa. E tutta questa polpa non si butta, ma si può utilizzare per fare, ad esempio, dei biscotti. Adesso facciamo le cose per bene. Quindi lo travaso in questa bottiglia del latte e facendo ciò lo peso. Vediamo di non fare disastri, Silvia, che ci siamo quasi. Quindi 536 millilitri. Come vi accennavo all'inizio, adesso voglio andare più in dettaglio nell'analisi di questa ricetta. Prima voglio esplorare l'aspetto economico, poi passeremo a tutti gli altri aspetti. Allora, innanzitutto ho voluto calcolare il prezzo al litro di ciò che ho prodotto. Per fare questo ho preso il prezzo al chilo del prodotto iniziale, quindi le mandorle. In realtà questo può variare perché ci sono diverse qualità di mandorle, quindi diversi prezzi. Ho trovato mandorle a circa 14 euro al chilo, ma le ho trovate anche a 25-30 euro al chilo. Io, per fare un'analisi neutra, ho preso il prezzo di mezzo tra 14 e 25, che è 19,5. Quindi, partendo con una materia prima di 19,5 euro al chilo, io ho utilizzato 125 grammi. Questo significa che ho utilizzato 2,44 euro di mandorle. Questi 2,44 euro essenzialmente sono tutto ciò che ho utilizzato. Non vado ad aggiungere a questo costo altri costi, ad esempio l'elettricità, perché non saprei nemmeno quantificarla, quindi mi limito al solo prodotto. E quindi i 2,44 euro di mandorle mi sono essenzialmente diventati il mezzo litro, 536 millilitri, di latte di mandorle. Quindi 2,44 euro per 1000
diviso 536. Significa che il mio latte di mandorla che ho prodotto a casa al litro costa 4,55 euro. Allora, se siete degli acquirenti di latte di mandorla saprete che più o meno il latte di mandorla al supermercato costa 3 euro al litro. Significa che economicamente farselo in casa non conviene, a meno che non si utilizzi una materia prima, quindi delle mandorle, che costano meno di 15 euro al chilo. Però, e c'è un però, non sempre bisogna soltanto guardare il punto di vista economico, ma in questo caso soprattutto io vi consiglio di guardare l'aspetto qualitativo. C'è da dire che questo latte è veramente buono, ma veramente buono. Sa di mandorla, ovviamente, e non è assolutamente paragonabile a quelli che si comprano al supermercato. Io li ho comprati fino adesso, sono abituata al loro gusto, però sono consapevole che non abbiano questo gran gusto. E diciamo che in questo Jimmy è un po' la mia cartina tornasole, perché gli altri li reputa degli sciacquoni, invece questo qua che ho fatto io in casa lo adora, perché sa proprio di mandorla. Inoltre, dal punto di vista dell'ambiente, sapete che io ci sono abbastanza attenta e cerco di fare il possibile nel mio possibile. La produzione di questo latte di mandorla è assolutamente più eco-friendly del comprarne brick e bake, in quanto si producono meno rifiuti. Perché solitamente una busta ne contiene in media mezzo chilo o 250 grammi, e con mezzo chilo di mandorle io riesco a fare circa 2 litri di latte, che corrispondono a 2 brick. Quindi 2 brick contro un sacchettino è meno peggio il sacchettino, diciamo. Per non parlare poi della genuinità del prodotto. Facendolo in casa si ha la facoltà di scegliere la materia prima e seguire tutto il processo produttivo, dalla mandorla al latte, cosa che quando noi compriamo quello in brick, batte la pesca. Però adesso che lo sappiamo, il prezzo al litro del latte in brick dovrebbe anche farci un pochino capire la qualità della mandorla utilizzata per produrre quel latte. Quindi, per fare un sunto, a livello economico può non essere conveniente, ma a livello di genuinità, qualità del prodotto e gusto del prodotto, fidatevi, assolutamente sì. Inoltre la polpa che rimane dal filtraggio può essere riutilizzata per fare della granola, dei biscotti o sbizzarritevi, quindi non si spreca assolutamente nulla. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, per me è stato bellissimo, molto interessante, e fatemi sapere se è una cosa che vi interessa, che vi piace, perché se così è posso provare a fare altri latti vegetali, posso provare a paragonare i burri. Insomma, posso davvero divertirmi con voi e per voi, a me piace tantissimo questa cosa, quindi assolutamente fatemi sapere. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un messaggio, un commento. Ciao, bacio. Noi ci vediamo al prossimo video.